Stiamo per raccontare una esperienza molto particolare che si può fare in questi giorni di tempo sospeso. Ecco, più che tempo sospeso, il programma culturale a cui facciamo riferimento si intitola Fiesta Immobile. E Fiesta Immobile rappresenta un punto di attenzione importante, proprio nato da un'esigenza, l'esigenza di dare un respiro diverso a queste giornate. Tutto questo nasce alla scuola Holden di Torino e Alessandro Mari, che è direttore creativo di Holden Studios, è insieme con noi. Alessandro Mari, benvenuto nel posto delle parole. Ciao Olivio, ciao a tutti. Grazie ancora per dedicarci un po' di tempo per raccontare questa nuova esperienza che possiamo fare. Ricordo ai nostri ascoltatori che Alessandro Mari è scrittore e inoltre anche traduttore, Troppa Umana Speranza e forse, se ricordo bene, il suo primo libro, poi Gli alberi hanno il tuo nome. Ricordo sempre la copertina di questo libro straordinario. E il suo ultimo romanzo è Cronaca di lei. Quale sarà il prossimo romanzo, Alessandro Mari, intanto? Vediamo quando finisce questo periodo, se ci si mette a scrivere, Livio. È una cosa importante quella che hai detto, Alessandro Mari, perché quanto conta per il lavoro, qualsiasi lavoro, ma soprattutto per un lavoro di scrittura, questo tempo così sospeso? Ma immagino per ciascuno in maniera molto diversa, però più che il tempo, diciamo, è l'impressione che lascia. Cioè, nel senso che immagino che dopo questa esperienza qui le geografie di ciascuno di noi dentro, le geografie emotive in qualche modo cambino. Quindi tutto ciò che sta accadendo in questi giorni o accadeva prima sembrerà gioco forza diverso dopo. Quindi è tutto da capire. Mentre il tempo sospeso immagino che possa essere valido, virtuoso. Certo anche che, diciamo, scrivere di solito è un'evasione e qui non c'è niente da evadere, nel senso che siamo chiusi. Più che scrivere forse conviene come anche Fiesta Immobile far leggere, cioè ascoltare qualcosa, più che rifugiarsi, diciamo, nella solitudine, nella scrittura. Ecco, vorrei ritornare su questa cosa che ha detto poco fa Alessandro Mari, cioè la geografia emotiva, ecco, perché coglie tutti noi, non si parla semplicemente degli scrittori, qui coglie semplicemente tutti quanti questa geografia emotiva. Potremmo saperne qualcosa di più? Secondo te come sarà questa geografia, questo arcipelago che per il momento è nel pieno della nebbia, a quanto pare? Ma questo sì, ma immagino che ci sia, insomma, una rapida accelerazione nella deriva dei continenti, no, emotivi dentro di noi, perché probabilmente qualcosa già accadeva, ma dopodiché sinceramente non so bene che cosa sarà. Certo cambierà forse il rapporto con l'accelerate che diamo, con certe disattenzioni, ecco, non ne ho idea. So che questa roba qui che sta succedendo somiglia tanto a quei grandi movimenti dell'anima che poi rimangono impressi, ma non dell'anima dei singoli, cioè dell'anima del mondo, cioè rimangono delle cose talmente grosse impresse. Posso immaginare i miei nonni che hanno vissuto la guerra e quelli ancora prima di loro che hanno vissuto certe crisi, forse anche i miei genitori durante gli inizi degli anni 90 quando ero ragazzino, con certe scosse tipo Falcone, Borsellino, insomma, su queste cose molto grosse che non appartengono più ai singoli, ma che fanno dei singoli tutti insieme una geografia condivisa. Quindi non ho francamente idea di come saremo, certo saremo in maniera diversa insieme, ecco. Ci sono dei movimenti in sti giorni che ci fanno percepire forse più vicini che non lontani e isolati, ecco. E per superare questo momento anche la parola ha il suo posto. È un momento in cui forse non c'è più una parola che ci possa dare speranza, perché abbiamo tutti quanti un po' viviamo questa compulsione nel rincorrere la notizia, no? Una notizia che dice una cosa, l'altra che la sostiene, un'altra che la contraddice, ecco. E quindi le parole forse hanno perso il significato, e qui proprio alle parole questo programma Fiesta Immobile è dedicato. Mezz'ora di reading senza paura al coprifuoco fino alla fine di questa storia, ogni giorno su Radio Casa Bertallotta alle 18:30. Lo possiamo trovare su Spreaker e c'è tutto l'archivio di Casa Bertallotta, quindi ci si può sbizzarrire. Ecco, questa idea da chi nasce, Alessandro Mari? Ma intanto nasce da Alessandro Baricco, dentro la scuola, e da Alessio che chiacchieravano, e da un po' noi tutti dentro la scuola, nella misura in cui
per lo più scrittori ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti siamo clamorosamente inutili in questo momento, cosa possiamo fare? E il cosa possiamo fare è che ciascuno di noi si porta dentro, diciamo, delle pagine che gli hanno salvato la vita in qualche modo, che siano pagine, che siano state pagine di luce, di forza, di speranza, anche pagine che hanno semplicemente, ci hanno semplicemente aiutato a capire meglio la paura, e valeva la pena almeno di condividere questa luce qui e di farlo con la, nella maniera più semplice, cioè riempiendo un tempo di cose belle e ricordando che le cose belle ci sono. E, vale la pena di farlo in quell'ora lì, cioè nell'ora del coprifuoco, perché proprio quando il mondo è già spento si spegne ancora di più e si accende una voce. Quindi l'idea è riempire quello spazio di tempo piccolo, da qui fino alla fine di sta stupida storia o clamorosa storia o drammatica storia, che non sappiamo quando sarà, ma insomma staremo lì tutte le sere con tanti amici, nel senso che questa cosa qui è possibile al di là, insomma, dell'idea o dell'intuizione, perché c'è tanta partecipazione, vuol dire tanti amici e amiche, scrittrici e scrittori che si sono lanciati a cuor leggero in questa avventura, insomma, prestandoci il tempo e le loro cose belle. Il primo a cominciare questa serie di letture a Casa Bertallot, Fiesta Immobile, lo ricordiamo, alle 18:30, è stato proprio Alessandro Baricco. Sì, ieri, con appunto questa, col ciclo di Pickwick, che è appunto un libro che a lui ha sicuramente salvato tanto la vita, ma lo ha salvato a tanti di noi, leggero, un po' di humor, ti porta altrove in un momento in cui appunto invece nelle parole c'è scritta tanta paura e c'è questo cortocircuito per cui le parole ti servono per capire cosa succede, ma intanto ti fanno paura, e lì si va un po' altrove, ma poi prosegue davvero con grande libertà, ciascuno degli amici scrittori che partecipano legge quello che sente, quindi insomma ci sarà De Cataldo che legge Basile, Benny che legge Gadda, e via, o se non cambiano idea, perché è sempre possibile, Chiara Gamberale che legge Barry, ci saranno un po' di tutti con le loro sensibilità. E la cosa bella appunto è che ciascuno ha un rifugio e qui condivide il proprio rifugio, che di solito è molto privato ed è fatto di poche pagine, ma qui lo apre e lo spalanca per tutti. E le parole che leggiamo, quelle di Alessandro Baricco, sì certo, stiamo chiusi in casa, però c'è molta forza, molta luce, molta bellezza in noi e non deve andare persa neanche un grammo. E quindi questa bellezza, Alessandro Mari, deve essere condivisa, deve essere anche ascoltata attraverso le parole degli scrittori che apparentemente possono essere inutili, no? E invece, invece danno la loro utilità, la loro presenza con la presenza di parole, per dirla alla Jacques Lacan, di parole parlanti. Sì, è vero, o semplicemente testimoniando che ce ne sono, cioè ce ne sono lì, basta solo cercarlo, in questo caso aprire la radio, fare un click in internet perché c'è qualcuno che te le sta portando. Non facciamo niente di più, ma già mi sembra una cosa a me personalmente che emoziona e commuove, e quindi insomma sono comunque un rifugio. È vero anche che appunto sono anche abitate da tanta paura e bisogna fare un po' di ordine o quantomeno ascoltarsi per mezz'ora più leggeri, ed è possibile, non dobbiamo dimenticarcene, perché per quanto duri questa faccenda a un certo punto finirà e noi ci ricorderemo che siamo anche capaci di cose molto belle e lo siamo tuttora, e quindi vale la pena. Vale la pena ascoltare, vale la pena anche andare a curiosare nell'archivio di Casa Bertallot, perché scoprirete delle musiche straordinarie, perché ha la capacità straordinaria di Alessio Bertallot è tutta quanta da ascoltare. Questo è molto vero, nel senso che appunto Alessio partecipa, insomma, ha già fatto un po' di cose con Baricco e con noi di Holden, ma è sicuramente uno che ne sa mille volte più di noi scrittori di quello di far suonare, quello cosa vuole far suonare, lì c'è, ce n'è un po' per tutti i gusti, basta solo essere curiosi, e mi piace che sia anche un prodotto così, no, mixato, mescolato, un po' imbastardito, cioè delle parole degli scrittori che vanno in luoghi che normalmente non appartengono e viceversa, perché è il momento di essere molto liberi, un po' corsari, e far circolare sta cosa qui nel modo più veloce possibile. Alessandro Mari, prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia proprio oggi, proprio in questa giornata? Ma il libro che mi fa compagnia sarà un libro che leggerò, nel senso che sarò anch'io della brigata, e sono dei racconti di Maurizio Maggiani che si chiamano È stata una vertigine, e da lì viene, c'è un racconto meraviglioso che si chiama L'uomo sul divano, che è nel chiuso ma parla di tutto quello che sta fuori,
Esatto, quello che leggerò io e mi tiene molta compagnia da tanto tempo e ci torno volentieri anche adesso. Grazie, grazie davvero Alessandro Mari. Ricordiamo ancora in chiusura di questa conversazione ogni sera alle 18.30 sulla piattaforma Spreaker, Radio Casa Bertallotte. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a te Livio, grazie a tutti, ciao.